con Roland Seiko, direttore editoriale del sito internet dell'Istituto Luce, per parlare dell'iniziativa Luce per gli spettatori, un'offerta gratuita sul web di filmati, cinema, arte, informazione, cultura e didattica. Roland, ben trovato. Bentornato a te, Federico. Ci racconti? Sì, l'iniziativa Vieni a Staccata, a cui Istituto Luce Cinecittà aderisce, è una campagna nazionale promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e certamente in questi giorni di emergenza, invitando le persone a stare in casa e allo stesso tempo di fare qualcosa, Luce ha aderito all'iniziativa offrendo di visitare gli archivi del Luce, ricordando che è uno dei più grandi archivi d'Italia e dunque che ci sia all'interno abbastanza materiale, non soltanto per mandare via le ore di noia, ma allo stesso tempo un modo per conoscere un po' il mondo, il passato e altro. È un'iniziativa che decisamente è di grande pregio, il Luce è soltanto una delle tante istituzioni che hanno aderito, c'è stato soltanto oggi una grande maratona anche di streaming di grandi presentatori o attori in un'iniziativa sempre dal Ministero. Per il nostro archivio è l'ennesima forma di invitare a vedere, a valorizzare questo materiale enorme che c'è all'interno. Stranamente l'archivio è diventato protagonista anche di un evento virale qualche giorno fa, di un video del 68 di un'altra influenza terribile che è passata, che ha fatto anche moltissime vittime nel 1968, però il tono fosse un po' leggero, un po' scanzonato dello speaker del cinegiornale, rendeva tutto così lontano, come per richiamare che anche questi giorni difficili che forse adesso passiamo diventeranno tali tra poco. Oh, vedo nel link di riferimento che ci sono diverse finestre, c'è l'archivioluce.com, cinecittà.com, filmitalia.org e cinecittasimostra.it. Tutte queste sono dei punti di informazione che corrispondono a altrettanto dipartimenti di Istituto Luce Cinecittà, l'archivio da un lato, le news.cinecittà.com e l'agenzia, chiamiamola, dell'informazione sul mondo del cinema italiano in generale, pubblica anche una rivista 8 e mezzo, navigabile grazie online, anche quella al sito 8 e mezzo.it. Filmitalia.org è l'attività sulla diffusione del cinema contemporaneo all'estero e sui vari festival. Invece Cinecittà si mostra l'esposizione permanente all'interno degli studi di Cinecittà, dove per adesso le attività sono chiuse, assieme al MIA, il Museo del Cinema, inaugurato soltanto a dicembre, però una specie di iniziativa nuova come storyboard, costumi, lingua dei segni, una speciale raccolta di aneddoti e altro saranno disponibili sul sito di cinecittasimostra.it e su Facebook in questi giorni anche di chiusura. Ecco. Comunque su tutti e quattro gli indirizzi ci sono materiali fruibili. Luce è forse l'unico che ha i filmati, non semplicemente l'unico, ma uno degli unici anche in Italia di avere tanti filmati a disposizione, e altri siti hanno vari tipi di informazioni, cinecittà.com dà informazioni di interviste, oltre agli articoli scritti, e come dicevo Cinecittà si mostra invece fa una specie di esposizione delle attività delle mostre all'interno di Cinecittà che adesso sono chiuse, ma almeno via Facebook o Instagram si possono almeno per ora vedere degli piccoli eventi creati ad hoc. Ecco. Quindi lo spazio principale è archivioluce.com per la fruizione. Produzione di filmati, l'unico sito è l'Archivio Luce. Ricordiamo Luce per gli spettatori, un'offerta gratuita sul web di filmati, cinema, arte, informazione, cultura e didattica. Un saluto e un ringraziamento a Roland Seiko dell'Istituto Luce. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te, Federico, e a tutti gli ascoltatori. A presto.